Dove te ne vai così allegra? Vado a mangiare alla Bella Napoli. Ah, è certo, ristorante e pizzeria Bella Napoli ti offre la pizza più buona dell'Oltrepò Pavese. Qualità delle materie prime, ambiente accogliente, velocità ed attenzione al servizio la rendono la meta ideale per una pausa pranzo veloce o una gustosa serata con gli amici. E poi, Pizzeria Bella Napoli ti mette l'allegria. Solo a Casteggio, in via Vigorelli 1-3, vincitore del certificato di eccellenza TripAdvisor 2015. Buongiorno, oggi siamo a Casteggio e intorno a me ci sono dei profumi meravigliosi perché siamo alla 31esima edizione della fiera del tartufo e del miele. Ora facciamo un giro per scoprire qualcosa di più su questi due prodotti. Ci troviamo davanti ad uno dei tartufi più grandi rinvenuti nella nostra zona, nell'Oltrepò. Dimmi, quanto pesa? Pesa 430 grammi. E quanto pensi possa costare un tartufo di queste dimensioni? Dalle 1300 a 1500 euro. L'abbiamo trovato insieme tutti e due, mio figlio. È magnutum bianco, picco. È il tartufo più pregiato che c'è qui nella zona. Volendo pensare con che cosa abbinarlo, con cosa lo si mangia? Beh, di solito si fa con qualsiasi cosa, può farlo solo con le tagliatelle e con il risotto, basta affettarglielo sopra e il cibo acquista valore. Un Oltrepò nella zona ci si affida ancora semplicemente ai cani, però esiste anche la coltivazione in certe aree. Il bianco sì, è difficile da coltivare il bianco, il nero sì, si coltiva adesso, 5-6 anni poi comincia a dare frutti. Però il bianco è molto più difficile. Per chi non è esperto, come si fa a capire qual è il tartufo originale, quali invece sono dei falsi, diciamo? I falsi sono solo un paio di tipi. Vabbè, qui nella nostra zona sono quei legnosi che si vedono, sono duri, non sono buoni. Invece il tartufo bianco è bello tenero, è molto profumato, c'è molto profumo, gli altri no invece. Quindi bisogna fidarsi al proprio naso in questo caso? Certo, più è profumato più è buono, è meno profumato meno buono. Abbiamo scoperto che alcune persone sono venute addirittura dall'estero per questa mostra. Lei da dove viene? De Grenoble, verso Chambéry. Addirittura dalla Francia. Siamo molto amorosi del tartufo bianco perché il profumo non si trova da nessuna parte. Da noi non ci sono solo tartufo nero. Abbiamo fatto tutto questo viaggio per venire a vedere il tartufo. Mi piace tante. Siamo qui con il signor Moroni dell'Associazione Ricercatori Tartufo Oltrepò Pavese. Di cosa vi occupate? Dalla ricerca dei tartufi, ecco, della libera ricerca, perché noi favoriamo solo la libera ricerca. Cosa intende con libera ricerca? La ricerca vuol dire andare dove si vuole senza arrecare danni alle colture, che poi adesso nel periodo dei tartufi non ci sono colture in atto, quindi si cerca dove vuole senza dover essere costretti a avere delle zone fisse o delle tartufaie, con dei proprietari, ecco. Siamo qua con Paola, ci parli un po' del suo miele. Di cosa si tratta? Sì, noi siamo una piccola apicoltura di collina, abbiamo circa un'ottantina di alveari. I nostri mieli sono prodotti tutti a Montalto Pavese e Valverde, in alta collina. E sono l'acacia, che è un miele molto delicato, dolce, che si abbina con ogni tipo di alimento in cucina. Poi abbiamo l'acacia e rovo, che è un miele prodotto in alta collina, dove il rovo, appunto, gli arbusti che producono le more, è molto sviluppato. Poi c'è il millefiori, classico, nel latte, ottimo, l'erba medica, la melata e il tiglio e il castagno. Quest'anno siamo riusciti anche a produrre il tarassaco, la prima fioritura di primavera, che di solito è il miele di cui si cibano soltanto le api. Immagino che poi ognuno abbia anche diverse proprietà anche a livello di salute, si parla tanto di miele salute. Sì, certo, no, i mieli scuri sono quelli più ricchi in sali minerali e quindi noi li consigliamo anche a persone sportive o bambini, perché appunto hanno magari una sudorazione maggiore, quindi i sali minerali sono sempre ottimi. Poi i mieli comunque sono un alimento naturale per eccellenza, uno li pensa anche associati al mal di gola, e infatti i mieli hanno proprietà emollienti e antibatteriche del cavorale, sono veramente una manna regalata un po' dalla natura, e un po' ci mettiamo anche nel nostro lavoro come apicoltori. Qual è il prodotto
più richiesto in genere? Come quale tipo di miele? Di solito l'acacia, perché è il dolce più delicato che si abbina a qualsiasi alimento, che può essere la bevanda calda come il tè, addirittura c'è chi lo mette nel caffè, oppure appunto sui formaggi, dai formaggi freschi ai formaggi anche più stagionati, anche se per i formaggi stagionati molti preferiscono il castagno, che ha un sapore molto intenso dal retrogusto amarognolo e si abbina bene con i formaggi stagionati. Alla fiera, oltre a tartufi e miele, ci sono anche prodotti quali funghi, salumi, formaggi e una serie di altri prodotti dell'agroalimentare del nord Italia. Marco ed Enzo, ciao entrambi, che cosa c'è qua intorno? Descrivetemi un po'. Stiamo cercando di proporre questo Zola al tartufo, produzione autentica, esatto, produttore agricolo, 100% tartufo, cremoso, buonissimo, senza essenze, né eccipienti, proprio naturale. E poi tanti formaggi di montagna, cose che non sono solite, tutto da produttore agricolo. Trattiamo salumi particolari tipo la coppa parmese, il salame felino e quant'altro, il salame al tartufo, la slinzega, quindi tutti i prodotti particolari. Questi qua che sono al vino, vino Barolo, questi qua sono al vino Barolo artigianalmente, quindi senza conservanti, che è la cosa importante, che oggi sono le prime cose che importanti per la salute. Anche con tutte le polemiche che ci sono state sulle carni rosse, per cui è importante chiarire. Non fa male mangiare la carne rossa, fa male mangiare i conservanti e come sono trattati gli animali e cosa gli danno da mangiare, perché la carne fa bene, non fa male, come il formaggio fa bene. Fa male quello che gli mettono dentro. Si ritorna praticamente all'origine. Siamo ormai troppo abituati ai prodotti commerciali e le vecchie tradizioni non si è più abituati a sapere cosa sono. Quindi il nostro impegno è questo, portare ciò che sono le vecchie tradizioni, la base. Sono stati iscritti per la gara dimostrativa e sono pronti a lanciarsi alla ricerca dei 60 pregiati tartufi che sono stati nascosti sotto il terreno a circa 10 cm di profondità. Siamo qua con la signora Lucia. Buongiorno. Buongiorno. E con Balto. E lei Balto ha appena partecipato alla gara come cane da tartufo. Prima gara. La prima gara. Come si è appassionata a questo ambiente? Per puro caso, perché mi è capitato un lagotto. E dall'avere il cane lagotto per caso mi sono appassionata ai tartufi. Poi ho conosciuto persone che andavano, si è creato un ambiente anche bello rispetto ai cani da caccia. Il lagotto, quindi è questo il cane ideale proprio per la ricerca del tartufo? Ideale non lo so, cioè so che è una razza predisposta e molto selezionata, però vedo tanti altri cani, anche metici, quindi io penso che sia la predisposizione del cane e la qualità dell'allenamento che fanno la differenza. Quindi dipende tanto anche dal legame tra padrone e cane in questo caso? Tantissimo, perché io ho sentito dire alcune persone che soprattutto sul lagotto, che è ipersensibile, dopo un maltrattamento, i rimbrotti, il cane non lavora più con loro. Mi è capitato già diversi, insomma, mi sono capitati diversi casi di quelle persone che dire: ma io una volta ho dato un calcio nel sedere al mio cane e poi non ho più trovato un tartufo con lui, in compenso lo trovava con altri. Siamo qua con Roberto e Teo e volevo chiederle quanti anni adesso lavora con il suo cane. Tre anni. Teo è un lagotto, giusto? Lagotto. E sono i cani ideali per questa ricerca o comunque si possono si può usare? Grazie, però lagotto è una razza preponderante, idonea proprio di natura. Come si fa ad addestrare un cane a cercare un tartufo? Ma lui è bastato poco, diciamo con dei bussolotti i primi 15 giorni a 3 mesi, così a lanciarli per terra, li prendeva, li portava e poi dopo al quarto mese è cominciato a scavare così e poi se c'è la fortuna che ci sono la stagione va avanti. Questa stagione, la stagione male? Male per me perché non ho avuto tempo di andare, ma male anche sembra adesso che dovrebbero uscire, però sembra quasi tardi.